Panico e paura. Queste tre parole mi sono rimbalzate in questi giorni nella testa come delle palline in un flipper impazzito. Ho fatto 30 esami all'università senza perdere una sola notte di sonno. Eppure, oggi vi devo parlare di creatività e della mia arte. E la paura del giudizio è una caratteristica esclusivamente umana e io lo sono. Io sono Monica De Mattei, dipingo pesci. Alexa, ti piacciono i pesci? Sì, preferisco particolarmente il tonno. Che carina. Invece il mio pesce preferito è il Pomacanthus imperator. È il primo pesce che ho dipinto nel 2005 quando ho fatto una collezione di oblò con visioni sottomarine realistiche. Nel 2016 ho passato un anno di quelli che ti segnano la vita. Ho avuto esperienze positive e negative, sono successe un sacco di cose. Come al solito, le cose succedono tutte insieme, ma mai per caso. E quell'anno ho incontrato una visual coach che mi ha fatto dipingere una farfalla. Me l'ha fatta dipingere nelle sue quattro fasi di metamorfosi, dall'uovo al bruco, alla pupa, all'adulto. E nel dipingere questa farfalla è avvenuta anche la mia trasformazione. Lei, per la prima volta, mi ha chiesto di dipingere non una cosa realistica, uguale a una foto, mi ha chiesto di dipingere quello che sentivo dentro, come avrei voluto che fosse una farfalla. Dopo questa farfalla, il primo quadro è stato subito un pesce. E avendo trovato la mia vena creativa, non mi sono più fermata. In questi quasi 4 anni ho dipinto circa 200 soggetti della mia fantasia. E una citazione che mi piace sempre molto ricordare di Picasso è che a 12 anni dipingevo come Raffaello e ci ho messo tutta la vita a imparare a dipingere come un bambino. Io adoro dipingere le mie creature fantasiose. E la maggior parte delle persone, quando vede questa grande quantità di quadri, tutti con lo stesso soggetto, mi fa un sacco di domande. C'è la pole position delle domande. Perché i pesci? Poi mi chiedono, sei del segno dei pesci? Oppure, naturalmente, i pesci non li mangi. Io sono Bilancia e sono pescetariana. Non mangio la carne, ma mangio solamente pesci. Sono incuriositi a riguardo delle mie scelte dei colori e piace molto spesso dare delle interpretazioni. Se faccio dei quadri che hanno dei colori predominanti accesi come il rosso, mi chiedono se li ho fatti in un periodo in cui ero innamorata. E se uso il verde, pensano che cercassi la serenità. Oppure, quando la predominanza è di viola o di lilla, suppongono che stessi facendo una ricerca spirituale. E sì, che a me sembra di usarli sempre tutti insieme i colori. Un'altra domanda che mi incuriosisce molto è: quanto tempo ci metto a fare un quadro? A questa domanda ci sono tantissime risposte.
quelle più logiche sono legate alla dimensione, alla quantità di soggetti che devo inserire. Ma la verità è che il tempo di realizzazione di un'opera dipende da com'è il mio stato d'animo. Io posso iniziare un quadro e finirlo nell'arco di una giornata, perché sono ispirata, perché sono serena, perché sono felice e perché ho fatto esattamente quello che volevo fare. Mentre ci sono altri quadri che ci metto dei mesi, li faccio, li riguardo, li appendo, li ricoloro, ci vado sopra, diventano materici, da tante volte ripasso sopra il colore e li trasformo fino a quando non sono soddisfatta di quello che volevo fare. Quindi la domanda di quanto tempo ci metto a volte mi fa pensare che le persone magari la colleghino al fatto che si possa dare un valore economico a un'opera d'arte in base al tempo di realizzazione. E questo, secondo me, è veramente impossibile. Basti pensare ai tagli di Fontana. La curiosità e il giudizio sono veramente caratteristiche umane ed è molto importante che noi impariamo a valutarle e prendere il lato positivo di queste due nostre caratteristiche. Io anche sono curiosa e chiedo quasi a tutti qual è il quadro preferito tra tutti i miei. E sono molto felice quando vedo che tutti scelgono un quadro diverso. Questo significa che il mio intento di rendere ogni mia opera unica e personale sono riuscita a realizzarlo. Una cosa che però quasi nessuno si accorge è che i miei pesci sono senza la bocca. E devo dire che non me ne ero accorta nemmeno io. Me l'ha fatto notare un architetto molto attento e mi ha fatto riflettere sul fatto che io pongo molta attenzione agli occhi, perché è evidente che per me la parola non è il mio mezzo di comunicazione. Io mi esprimo attraverso l'arte. La creatività è l'intelligenza che si diverte e io mi diverto tantissimo a dipingere i miei quadri. Una cosa che anche attraverso la mia arte ho capito è che appunto non bisogna avere paura del giudizio. I giudizi sono costruttivi, ci aiutano ad evolvere. È importante ascoltare le valutazioni e i giudizi di ognuno. Tanto l'arte è soggettiva, un quadro può piacere o non piacere, non importa. La cosa importante è avere la propria personalità e questo credo di averlo espresso particolarmente nella mia collezione Un pesce fuor d'acqua. Io in questo ciclo ho fisicamente estratto i pesci dalla tavola, li ho liberati, perché per me essere un pesce fuor d'acqua è una liberazione. Non deve essere per forza legato a un concetto di sentirsi inadeguati, sentirsi in un luogo che qualcuno ha stabilito essere sbagliato per noi. Essere un pesce fuor d'acqua per me significa essere creativa, essere originale e avere sempre qualcosa da dire di diverso e di personale. Io infatti penso che l'arte sia un potentissimo mezzo di comunicazione e come mi hanno descritto nell'introduzione, io sono un'imprenditrice, ho un'agenzia di eventi e creo progetti per le aziende che utilizzano l'arte come mezzo di comunicazione. Essendo io così monotematica, non potevo non essere sensibile al tema della plastica nei mari. Però volevo trattare questo tema in un modo positivo e costruttivo. Volevo prendere dalla plastica il suo valore migliore,
il fatto di essere indistruttibile. E quindi ho deciso di utilizzarla e farla diventare parte delle mie opere d'arte. Ho creato questo progetto, che è anche un mio ciclo, si chiama Plastic Fish. Io raccolgo le bottiglie di plastica, le taglio, le brucio, le modello, le inchiodo, le faccio diventare le squame delle mie opere. E quindi vi chiedo di aiutarmi a raccogliere le bottiglie di plastica e a farle diventare parte di opere d'arte che resteranno nel tempo più delle tele dei grandi maestri. Grazie.